Abbiamo 45 coppie e una quarantina di individuali che fanno una bella corsa senz'altro quest'oggi, e come sempre la faremo partire da qui da Ospedaletti per via del traffico che potremmo dare, del casino che potremmo dare in centro Ospedaletti. Niente di più, concorrenti, abbiamo gente che viene da Venezia, da Verona, da Alessandria, da Milano, da Torino, da Bergamo e tutto il resto del nord Italia. È una bella manifestazione che il gruppo sportivo Ciclistica Bordighera Olmo organizza ormai da parecchi anni e merita di avere questo numero di concorrenti. L'arrivo a Bordighera sul lungomare? Bordighera sul lungomare Argentina, sono quasi 6 km, è abbastanza complicato per noi agenti di servizio per mantenere il servizio d'ordine sulla strada. Poi invece 17, 18 e 19, la 3 giorni di Bordighera di 3 tappe. 3 tappe, cominciamo venerdì a mezzogiorno, faremo la prima bella tappa, forse la più bella. Da Bordighera partiamo, andiamo fino a Imperia, tutta la nazionale, attraverseremo la vallata del Prino per andare a Dolcedo, ritorneremo di nuovo a Imperia attraverso la strada di Caramagna e veniamo a fare l'arrivo sul Poggio, la prima tappa. La seconda? La seconda sarà una bella manifestazione sabato, tra Bordighera sabato, naturalmente con due batterie di partenze, e tra Bordighera, Valle Crosia, Nervia, andiamo verso Pigna, facciamo inversione, ritorniamo a Ospedaletti, sempre sulla nazionale, facciamo un circuito qui del vecchio circuito motociclistico e ritorneremo di nuovo sull'arrivo sul lungomare Argentina di Bordighera. Terza tappa domenica elencata come da manifestino, circuito dalla mattina alle 8 e mezza alle 9 la prima batteria sul lungomare Argentina, un circuito di 2 km 200 metri, molto bello. Una manifestazione che si svolge tutti gli anni, è una manifestazione che attira molti turisti perché c'è un seguito ai corridori, quindi sì, sono tre giorni qua a Bordighera. Sono tre giorni che contiamo di dare una economia a livello Bordigotto, Ventimiglia, Sanremo, Ospedaletti, di personaggi che possono stare due o tre giorni con noi e incrementare queste economie provinciali. Poi con queste belle giornate i ciclisti che vengano dalla Lombardia, dall'Emilia, dalla Francia, che io là sono contenti. Sono molto molto contenti perché è la prima gara in assoluto a livello italiano su strada che si organizza e quindi la gente è smaniosa di potersi dimostrare ancora attiva.